Dopo il 18 maggio ci potranno essere situazioni differenziate a livello regionale. Lo conferma il ministro Francesco Boccia nel corso di una riunione con i governatori. Ai presidenti Boccia manda tuttavia una raccomandazione. Le normative regionali dovranno essere coerenti con quella nazionale, pena il rischio di una diffida. Nella maggioranza cresce il pressing sul governo affinché abbandoni lo strumento dei decreti della Presidenza del Consiglio nella gestione della crisi. Il Parlamento deve discutere e votare, dice il capogruppo PD Graziano Del Rio. Governo e mercati in allarme dopo il declassamento di Fitch che ha bloccato il debito italiano, portando il giudizio sui titoli a un solo passo dalla definizione di junk spazzatura. Sorpresi il MEF e la Banca d'Italia, che nelle settimane scorse avevano incassato dalle altre agenzie, Standard & Poor's e Moody's, un rating stabile anche se con rischi al ribasso a due livelli dal minimo. Lo spread è risalito a 230 punti base, ma i mercati restano cauti e sperano nell'intervento della BCE, che si riunirà domani e potrebbe decidere di ampliare l'acquisto dei bond a quelli spazzatura. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri assicura che i fondamentali italiani sono solidi. Le regioni hanno in dotazione nei loro depositi 47 milioni di mascherine. La rassicurazione arriva dal commissario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, che in audizione alla Camera promette la distribuzione di 12 milioni di mascherine al giorno a partire da lunedì, per poi arrivare a 24 milioni nel mese di agosto. Più che raddoppiati i posti in terapia intensiva, passati dai 5.200 di febbraio agli oltre 9.000 attuali, 6 volte in più quelli per le malattie infettive e le pneumologie. L'app Immuni, la cui disciplina va stasera in Consiglio dei Ministri, rispetterà le norme di privacy e sicurezza. Il governo studia il riconoscimento di un bonus da 200 euro per l'acquisto di biciclette. È una delle misure che accompagneranno la fase 2 illustrata in aula alla Camera dalla ministra Paola De Micheli. Potranno usufruirne i residenti nelle aree urbane con più di 60.000 abitanti per l'acquisto di bici anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione, prevalentemente elettrica, quali Segway, hoverboard e monopattini. Si potrà utilizzare il bonus anche per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.